Allora, dato che io sono la solita disagiata, al contrario di quello che farebbero l'80% delle persone, io la valigia me la preparo poche ore prima di partire. E quindi, benvenuti in un nuovo video. Allora, se nell'ultimo vlog vi ho portato a Milano, questa volta vi porto nella capitale. Ebbene sì, quest'anno sono stata invitata da Roma Moto Days per portare a termine un progetto davvero interessante. Il mio compito sarà quello di gestire il social corner. Mi devo abituare a non guardare sopra lo schermino e a guardare l'obiettivo. Perché sì, tra l'altro l'avrete notato, ma ho fatto un piccolo upgrade della qualità video. Allora, che cosa mi vedrete alle prese questa volta, in questa nuova avventura? La mia postazione sarà al padiglione 6 presso il Social Corner e lì potrò intervistare decine di motoviaggiatori e altri personaggi del motociclismo che sono già ansiosa di incontrare e di intervistare. Le mie ovviamente saranno interviste informali, nello stile che avete visto nel video in cui ho intervistato i miei iscritti. Se ve lo siete perso, ve lo lascio qui sopra. E per godere anche voi di queste interviste insieme a questi personaggi, farò delle dirette sui miei principali social e sui principali social di Roma Moto Days. Ma che dire ragazzi, sono molto emozionata e adesso finisco di preparare la valigia. E niente, non so se dividerò questo vlog in giorni, non lo so, lo scoprirete vedendolo. Vai! Qui c'è la stazione. Quella sì, sì. Yeah. Siamo arrivati dopo circa 3 ore di viaggio, 2 cambi, varie metrate, eccetera, eccetera. Adesso raggiungiamo l'hotel, così scarichiamo tutta questa roba. La camera è tanto carina e non è finita qua. Perché c'è anche la saletta, divano. Piano cottura? Quante cose mangeremo in questo piano cottura? Dipende dalla voglia. Ovviamente non può mancare anche il tour del bagno. Quella è la stanzina del castigo, Riccardo. Devo raggiungere subito la fiera perché i responsabili mi aspettano per una breve riunione per definire tutte le ultime cose, così da garantirci un perfetto funzionamento degli eventi che ci aspettano nei prossimi 4 giorni. Dopo chilometri di camminata faticosissima nella più desolata delle Lande, perché oggi è mercoledì e quindi ancora nessuno. Non c'è nessuno. E niente, adesso cerco un pochino di ambientarmi, di capire quale sarà la mia postazione di domani e poi prendo i pass. Ma io praticamente sarò qua. Non male come primo giorno, no? Dopo questi 10 km e varie peripezie burocratiche abbiamo ottenuto i nostri pass e quindi adesso siamo persone importanti. Adesso un po' di relax perché da domani si comincia a fare sul serio. Buongiorno. Buongiorno! Questa sarà la mia postazione nei prossimi 4 giorni. Guardate che carina! L'idea ovviamente è quella di riproporre un accampamento che un motociclista in viaggio piazza durante le tappe del suo viaggio. Allora, siamo qui con il grandissimo Giampiero, moto viaggiatore da quanti anni? 37. 37 anni. Una vita. Quanti mai c'è il cazzo da? Hai mai litigato con un altro motociclista? Sì. Notevolmente. Ce lo vuoi raccontare brevemente? Allora, un flash. Eravamo in 4. Salar di Uyuni, Bolivia, e c'era questo che
aveva il GPS, io viaggio senza GPS da sempre. Sì, sì. E lui, io andavo in una direzione che per me era quella logica, sì, dell'isola di Kawasi, e lui diceva di andare a sinistra. Sì. E io più acceleravo, lui più mi inseguiva, mi diceva di qua. Poi arriviamo all'isola di Kawasi e gli faccio: scusami, c'è un problema, hanno spostato l'isola. E lui non mi ha parlato per 3 giorni. Allora ragazzi, giornata finita, sono stanca, ma comunque sia soddisfatta, è andata direi abbastanza bene come primo giorno. Qua c'ho la mia cenina e adesso si torna in hotel. Buongiorno. Comunque non vi avevo fatto vedere il viale d'ingresso dell'hotel, guardate che carino. Purtroppo stamattina mi vedete da sola perché da ieri sera Riccardo c'ha pure l'influenza e quindi forever alone. Eccomi, sono quasi arrivata. Ah, e tra l'altro oggi è anche la festa della donna e questa mattina sarò intervistata sul palco dell'area turismo da Monica. Quindi insomma anche oggi carica d'adrenalina e sicuramente si vivranno tante emozioni. Io ho appena finito l'intervista, è stata una grande emozione, era la prima volta su un palco, era tutta rossa, vabbè. Sono caduta, sì, tante volte. Però è andata bene. Poi in Kazakistan, sì, sono caduta tante volte, però per fortuna è andata bene, cioè nel senso mi sono sempre rialzata. Grande. Giorno di fiera è finito e penso che si vede perché sono sfattissima, ma non è finita qui perché stasera mi aspetta la cena degli espositori, quindi adesso torno in hotel, tempo di sistemarmi e poi riparto. Noi però ci vediamo domani. Buongiorno, Riccardo è resuscitato. Eccomi qua, ancora vivo. Via al lavoro. Aspettiamo la matrice. Guardate un po', siamo carini. Com'è sta katana? Cosa che il prossimo test su YouTube è disponibile? Si prova. Beh. Allora, salve a tutti. Abbiamo, come si dice, richiesto, ho messo a posto tutto. Adesso ci aspetta la cena con i nuovi amici che abbiamo conosciuto qui al Moto Days e poi è finita anche questa giornata di fiera. Che stai tutti dai, dillo, perché mi prendi in giro? No, non c'è nessun motivo, perché mi diverto un pochino. Ecco, sei carina, insomma. Grazie. È buona sta pizza? Good? Good pizza. It's good pizza. Oh, ok. Buongiorno. Buongiorno. Oggi è l'ultimo giorno di fiera.
fiera Roma Moto Days. Siamo arrivati! Eccoci qua! Siamo in ritardo! Quindi per adesso non la prendo. Non te la prendi per adesso? Per adesso. Per adesso. Certo è che è invitante. In che senso è invitante? Cilindrico, 1.300 quasi. Ci possono fare diverse cose. Devo preoccuparmi? Non ora. E se invece la prendessi io? Quando? Allora adesso vi mostro, questo è un tutorial, come dare gas a una KTM 1290R. Attenzione, guardate bene il movimento. Riprendi bene qua vicino. Pronti? Questo è il movimento. Sì. Visto da questa angolazione. Eccoci, ciao! Qua, finita la fiera. Bellissima esperienza, ma siamo cotti. Adesso però si mangia anche perché c'è una fame. Sì, mangiamo in maniera indecente. Allora, io già mi sono infilata il pigiama e adesso io e Riccardo ci godiamo la MotoGP, la prima gara, che non ce la siamo potuta vedere perché stavamo alla fiera. E nel frattempo ci gustiamo anche una meritata cena. Allora, eccoci qua, siamo arrivati alle conclusioni e ringraziamenti, perché alla fine di esperienze del genere c'è sempre qualcuno da ringraziare. Comincio da voi, perché se non fosse per il vostro sostegno, il vostro supporto che mi date ogni volta che vi iscrivete al mio canale, ogni volta che mi date una visualizzazione in più, io probabilmente non avrei mai vissuto un'esperienza del genere. Ringrazio ovviamente Roma Moto Days e in particolar modo Pierluigi, Monica e Alessio, che sono state le persone che mi hanno affiancato e dato consigli in questa sfida, in questa esperienza per me totalmente nuova. Per ultimo, ma non meno importante, ringrazio ovviamente Riccardo, perché è stato ancora una volta il mio fedele compagno d'avventura. Quindi grazie Ricky per essermi stato vicino, per aver avuto pazienza, perché non so se lo sapete, ma girare con uno che vlogga non è facile, bisogna avere molta pazienza, perché ogni volta che cammini si deve fermare, no aspetta devo riprendere questo, no aspetta devo dire questa cosa. Perciò grazie Ricky. E poi che dire, in questi giorni è vero, non mi sarò goduta la fiera, ma sinceramente non me ne pento e non mi dispiace, perché in cambio ho avuto un'esperienza e ho conosciuto delle persone che non avrei mai incontrato nella mia vita se non avessi vissuto questa missione del social corner. Incontrare motoviaggiatori che vanno in giro per tutto il mondo e ne hanno fatto la loro vita, oppure conoscere di persona la mamma di Elena ed ascoltarla mentre continua a combattere questa battaglia per la sicurezza del motociclista in strada. Tutte persone che mi hanno lasciato qualcosa dentro. Io nel migliore dei modi ho voluto farvi vedere e farvi vivere quello che io ho passato in questa settimana. Io ovviamente vi ringrazio per aver guardato questo video e spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Un bacio, ciao!